Io quando sono scesa giù per intervistare i suoi ospiti, perché noi abbiamo fatto una serie di interviste con gli ospiti, ci hanno raccontato quattro storie, perché ci sono state quattro persone che si sono offerte, quattro vissuti completamente diversi l'uno dall'altro. La cosa però in comune che avevano tutte queste storie è il fatto che si trovassero molto bene qui, quindi questo per voi rappresenta un punto di forza, perché loro in effetti parlavano bene di questo posto e io quando ho chiesto c'è qualcosa che volete cambiare, qualcuno mi ha detto l'unica cosa è che noi dopo le 8 di mattina non sappiamo più che cosa fare, quindi ci vorrebbe una struttura parallela che in qualche modo ci desse una mano per intrattenerci nel resto della giornata, no? Perché spesso, per esempio, si rimane fuori all'agghiaccio, si rimane a gironzolare. Un'arma a doppio taglio. Se da un lato è un'esigenza che indubbiamente è vera e reale, però non è un'esigenza che fa crescere le persone. Cioè noi non dobbiamo proteggerli, accoglierli solo. Dobbiamo fare in modo che anche queste persone siano in grado di progredire, di risolvere i propri problemi, di essere autonomi. Non è tenendoli sempre in un posto che risolviamo il problema. Invece noi dobbiamo lavorare sul cambiamento, dobbiamo lavorare sulle persone, stimolare le loro risorse, fargli capire che sono ancora persone capaci. A meno che non troviamo persone che poi hanno dei problemi molto più gravi. Allora, se è un problema di malattia mentale, un problema di dipendenza, allora hanno bisogno di strutture di accoglienza adeguate a loro. Se è un problema lavorativo, no, non dobbiamo lavorare sulle risorse. Perché è importante che sia così, perché molti loro hanno delle grandi risorse, però molto spesso si sono adagiati. E poi quello lo dicevamo prima nel coordinamento, molti loro ormai vivono la vita di senza fissa dimora come una realtà. Invece per loro non deve essere una realtà consolidata, deve essere un momento di difficoltà. Facciamo per esempio delle linee comuni a quelli che sono gli ospiti che solitamente vengono qui. C'è un prototipo che voi avete della persona che si avvale dei vostri servizi? L'elemento scatenante è la perdita di qualcosa. Allora, qui c'è o la perdita del lavoro o la perdita dei legami, e quindi parliamo di separazioni. Abbiamo molti separati, molti divorziati, perché l'uomo difficilmente crea delle risorse dopo la separazione, no? È molto più in difficoltà della donna, no? La donna rimane nella casa, si deve accudire dei figli. L'uomo che si separa molto spesso è solo. E basta. E quindi quando poi riesce a bastare a se stesso, va tutto bene. Quando poi questo non si ottiene, perché o perde il lavoro, o perché cade in depressione, o perché cade nel vizio, o perché il vizio ce l'aveva già e per questo c'è stata la separazione, perché questo è anche un elemento di separazione, no? Il gioco, per esempio. Molti di loro si sono rovinati col gioco. Molta gente si è indebitata. Io ho molta gente che sta ancora in mano agli strozzini e sta qui perché non ha come pagare. E molto spesso questo diventa anche un paravento per non pagare, no? No, la percentuale maschile è sempre molto alta rispetto a quella femminile. Anche se ultimamente è aumentata la richiesta da parte di donne, e cosa parlavamo prima, anche sempre nel coordinamento, ci stiamo meravigliando, sta salendo molto anche l'età delle donne che chiedono assistenza. Abbiamo donne di 70 anni, di 65 anni. Dici, ma come mai? Perché con le pensioni minime non riescono a vivere più. Qua è un problema, qui c'è una povertà di ritorno che è spaventosa. No? Chi aveva la pensione era un po' privilegiata, perché con i 400 euro di pensione assegno sociale si riusciva a pagare un basso a forcella o una casetta, un monolocale, si riusciva ad andare avanti. Adesso con 400 euro di pensione sociale non si vive, perché solo un basso a forcella costa 400 euro. E poi le utenze e il mangiare. Un minimo di vestiario non c'è. E allora, non potendo più pagare le utenze, perdono l'uso dell'alloggio e si trovano per strada. Dove vanno? Allora, alcuni, quelli che hanno oltre 65 anni, noi riusciamo a collocarli in strutture protette corrette a carico del comune per anziani. Ma quelli che non hanno raggiunto ancora questa età, che la fascia più complicata, diciamo, la fascia più difficile, sulla quale difficilmente riusciamo ad operare, è quella che va dai 55 ai 65 anni. Anche pure per il lavoro, ovviamente, è difficile per queste Non persone. sono più collocabili lavorativamente. Prima avevamo degli strumenti di sostegno economico, e nel reddito di cittadinanza è stato tolto pure quello. Quindi non hanno più come sostenersi economicamente. Io ho persone che sono ritornate qui perché prima con il reddito di cittadinanza si pagavano il fitto della casa, adesso con quello sono tornate al dormitorio. Quindi noi quei passi avanti che avevamo fatto, quei piccoli casi che eravamo riusciti a risolvere,
Siamo ritornati al punto di partenza. Non perché il reddito di cittadinanza sia una soluzione, io sono contrario a dare denaro così. Doveva essere inserito all'interno anche di una progettualità, di un recupero. Però almeno era qualcosa che consentiva a queste persone di andare via dal dormitorio, di avere una loro autonomia. Non so se la storia che vi hanno raccontato i miei ospiti più o meno è uguale un po' per tutti, sì. Però tutti hanno un unico desiderio, quello di avere un luogo proprio. Sì. Se chiedete a tutti gli ospiti qual è il vostro sogno, un buco ma mio, perché è un'esigenza giusta. È naturale, cioè io voglio alzarmi quando voglio, posso vedere la televisione, posso vedere lo spettacolo che voglio, posso mangiare quello che voglio, ma qui non lo possono fare. Qui rientrano all'interno a delle regole, c'è una comunità che gli impone delle regole, gli impone degli orari, gli impone il fatto di dividere una stanza con altre persone, di dover accettare l'amico che la sera torna ubriaco o che dà fastidio o che non si lava. E che comunque non è facile, io capisco, però rispetto al freddo, rispetto a quello che non possono avere, loro sono già inseriti in un contesto che sono fortunati, no? Diciamo che loro sono già dei privilegiati rispetto a quelli che stanotte dormiranno a Piazza Garibaldi o nelle varie stazioni. Dacci un santo, un artista, Padre Eterno che vinca la morte, oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte, per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene per continuare in tempo di guerra magari a campare. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia. Continua il nostro viaggio nel mondo dei senza fissa dimora con un altro servizio messo a disposizione dal comune di Napoli, che è il Camper della Speranza, una sorta di comune a domicilio che cerca di intercettare chi è più in difficoltà ed ha bisogno di tutto, ma principalmente di essere ascoltato. Vediamo di cosa si tratta direttamente dalle parole di chi tutti i giorni gira in camper. Proponiamo dei percorsi per ognuno di loro, perché cerchiamo di fare dei percorsi di accompagnamento personalizzati ad ognuno, le risposte che ci sono immediatamente positive. Sono poche le persone che non accettano di fare questi percorsi, però le difficoltà sono tante. Le difficoltà sono tante soprattutto perché alle spalle queste persone non hanno una rete forte. Voi cosa fate? Cioè li intercettate? Cosa fate? Girate in questo camper e come fate a vederli? Cioè li vedete, li prendete, li raccogliete, li invitate a salire? Cioè, quali sono le pratiche? Come si fa? No, salgono sul camper quando, non sempre praticamente, quando accettano di fare dei colloqui, quando praticamente hanno bisogno. Questo è un camper attrezzato, quindi c'è la possibilità di fare delle visite mediche, c'è la possibilità anche di avere un bicchiere di qualcosa caldo quando ci sono i periodi di forte freddo, ed è chiaramente questo è un modo per avvicinarli, però si danno informazioni, si danno delle indicazioni per poter servirsi degli altri servizi che ci sono in città, che sono tanti. Per noi è indispensabile lavorare in rete. Se così non fosse avremmo molte poche possibilità, perché di fatto abbiamo bisogno di centri che ce li accolgano per la notte, centri che garantiscano un minimo di assistenza sanitaria prima di arrivare, ovviamente, chiaro, nelle acuzie ci sono gli ospedali, certo. Però ci sono tante fasi intermedie che vanno in qualche modo coperte, soltanto con una rete. Quindi più che pubblica del privato sociale andiamo a guardare poi al servizio sociale. Questa è una prima fase, questo camper, cioè diventa un momento, diciamo, in cui uno affronta, prende atto del problema, cerca di affrontarlo e magari, voglio dire, si rivolge ad altre istituzioni sociali, no? Quindi per esempio dormitori, quindi per esempio ospedali, strutture che possono ospitare queste persone. È chiaro che il servizio, come è strutturato, andando dalla persona, cerca di rispondere immediatamente al bisogno primario che viene espresso dall'utente. Quindi
la coperta per il freddo, certo, minimo, le cose basilari, un minimo di cibo per la sopravvivenza, cosa, certo. è chiaro, però poi si deve andare oltre, oltre, perché chi manifesta, e ci tengo a dire chi manifesta, perché la volontà della persona è prima in assoluto, noi non possiamo fare forzature, non possiamo, la nostra volontà di far star bene le persone non deve essere per forza la loro, quindi chi ci chiede dopo primi contatti, dopo una frequentazione, di voler andare oltre, è chiaro che ci si mette a tavolino con la persona e si pianifica qualcosa, si fa un progetto personalizzato. Ecco, ma se noi dovessimo tracciare un profilo di chi sale su questo campo, chi sale su questo campo? Qual è la persona che sale? Tutti. Allora, noi non lavoriamo con i minorenni, questo è sicuro. Ci sono legislazioni particolari, c'è una tutela diversa che qui non possiamo garantire, però hanno indicazioni su come muoversi, vengono inviate ai servizi sociali competenti per territorio, insomma, persone che meglio di noi possono accogliere una persona, un ragazzo, insomma, un ragazzo, una ragazza. Non lavoriamo con i Rom, però è lo stesso discorso, perché sappiamo chi si occupa di queste persone, quindi delle indicazioni valide ne possiamo fornire. Noi ci occupiamo praticamente di tutte le persone che stanno in strada, maschi, femmine, italiani, extracomunitari, comunitari, tutti quelli che stanno per strada e che quindi hanno bisogno di punti di riferimento. Ecco, se lei oggi dovesse tracciare... Ovviamente ci sono molti raccomandati, il senza fissa dimora che raccomanda gli amici senza fissa dimora. Diciamo che non siamo mai senza far nulla. Femmina che sappia inciarmare per noi, se ci vengono a cercare, diteci a chi dobbiamo votare, sta roba dove si deve buttare, fateci fare un poco di mare. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi, oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi, oppure quello degli inni alla gioia, che sia vita la nostra, ma vita senza la noia.